Ciao a tutti, in questo video ho fatto il trucco di un clown malefico che è protagonista di un nuovo film horror che sta per uscire in questi giorni nelle sale. Se vi interessa, seguite il tutorial. Ciao! Per prima cosa prendo un composto di acqua e farina e lo metto un po' sul naso. E anche in altre zone, tipo dalle sopracciglia, così lo uso sia per coprirle che per creare la pelle irregolare, di questo clown. Dopo ovviamente attenderemo un po' che si secchi, non del tutto. E ora lo copriamo con del bianco, questa pasta bianca che vendono ovunque per Halloween a pochi euro. Purtroppo quando uso questo bianco con questa fotocamera divento sparaflesciata e non si vede un cazzo di quello che sto facendo. Comunque adesso sto facendo delle scanalature nella farina e acqua secca, insomma. E adesso aggiungo delle macchie che sarebbero le schifezze che ha sul naso questo clown. E delle ombre, insomma, sotto al naso. Credo di aver capito che ha queste cicatrici sul naso perché ha tentato di strapparsi il naso da clown che si era fuso con il suo nella storia, insomma, e così si è strappato la pelle. Adesso cerco di fare le ombre in modo, che il mio occhio sembri infossato come quello di quest'uomo, di questo attore. Ho aggiunto nelle scanalature, insomma, delle ferite un po' di rossiccio. Questa è la bocca, che non capisco ancora se sia sporca, se sia rotta, insomma, dalle foto non si capisce molto. Comunque io sto cercando di emulare le foto facendo luci e ombre. Poi vedremo nel film com'è realmente questo clown orripilante. Sfumo con il dito, creo delle imperfezioni perché comunque l'effetto è un po' impacciugato, ecco. Qui appunto faccio l'ombra come c'è nella foto, perché il clown viene colpito dalla luce, insomma, dalla parte opposta del viso, così questa parte del viso viene messa in ombra. Sto usando un ombretto matte di Kiko, mescolato del bianco per creare grigiure in alcune zone e nero in altre. Aggiungo anche un po' di nero liquido, insomma di quello simile alla pasta bianca che ho usato prima, però nero, insomma. E questo più o meno è tutto, grazie, ciao!